Ok, 3, 2, 1, prova. Buongiorno cari allievi. Con oggi facciamo la seconda parte del lavoro di cui avete la consegna per questo venerdì, vi ricordo. Dunque, l'altra volta, se vi ricordate, cioè ieri sera, vi avevo fatto un video legato al brainstorming, ok? Giusto perché ma siamo qua, se vi ricordate, abbiamo svolto un po' questa attività, ok, che serviva a farvi vedere un pochettino come si realizza un brainstorming, almeno come è stato un po' anche trasmesso a me. Ci siamo? Quindi questo era il tipo di esecuzione. Adesso andiamo a vedere un po' come dovrete andare più o meno a chiudere la presentazione che appunto avete per questo venerdì. E come andare a realizzare i mood board, ok? Allora, io adesso ho già un po' predisposto il documento, va bene? Allora, andiamo a vedere passo per passo. Copertina, quella ci vuole sempre. Ovviamente, man mano che va avanti il lavoro, ci si aspetta che la copertina si evolva verso il gusto grafico che state pian pianino definendo. L'indice, che ovviamente qui va aggiornato, premetto che in questo caso la presentazione sarà abbastanza differente rispetto a come sono impostate le pagine nella presentazione generale che vi ho fornito, perché se vi ricordate, nella presentazione generale c'è una pagina di mood board e una pagina di brainstorming per un semplice motivo: il documento che vi ho fornito è la presentazione finale. Quindi, andando alla presentazione finale, le informazioni vengono più selezionate, vengono depurate. Insomma, pian pianino, insomma, si eliminano le informazioni inutili, anche perché poi, comunque sia, anche la presentazione finale al massimo avrete 10-15 minuti a testa per presentare il vostro lavoro, quindi perdervi troppo appunto nei dettagli del brainstorming o cose simili è svantaggioso. Quindi in questo caso quindi la presentazione sarà abbastanza diversa, nel senso che le pagine si svilupperanno in un modo un po' differente, ok? Comunque, andando a vedere, la parte che ci interessa a noi in questo momento è essenzialmente queste paginette qui e anche questa paginetta qua. Ok? Quindi già vedete che dovete accorpare insieme pagine che di per sé nella presentazione generale sono un po' più sparpagliate. Inoltre, appunto, il mood board e il brainstorming non si svilupperanno in un'unica pagina, ma in più pagine, perché in questo caso è opportuno che vi prendiate un po' di spazio, ok? Allora, come abbiamo organizzato le pagine? Allora, prima di tutto, io la pagina di identità del Cinema Galliera la replicherei, è semplicemente il copia e incolla che dovreste fare in teoria di quello che avete già scritto. E qui ci starebbe che in sintesi riportiate già le parole che avete scelto. Quindi potete, per esempio, fare questa operazione qua. Andiamo ad aggiungere, chiamiamo parole chiave. Ok? E a mo' di elenco andate ad aggiungere le parole, quindi nel mio caso è proiezione, pellicola, visione, vintage, sala, intrattenimento, comodità, restauro.
Vi faccio notare, adesso poi sono impaziente di potervi, come dire, fornire un po' di, dare un po' di formazione su InDesign. Fate caso che io non uso mai il doppia capo, c'è una capo solo. Questa spazio tra una riga e l'altra è ottenuto dalla spaziatura tra un paragrafo e l'altro che trovate qui. Inoltre, queste sono cosine che magari ci sta che ve le dica. Inoltre, io le modifiche dei, insomma, dei paragrafi li faccio tutti dagli stili di paragrafo che ho qui. Ok? Non vado mai o quasi mai a modificare direttamente come fate voi il lavoro da qua, mai, non andrebbe mai fatto, ok? Tra l'altro, approfittatene, questa fase del lavoro ve lo permette molto, molto chiaramente, fate in modo che le slide che preparate siano leggibili anche da schermo proiettato, ok? Cosa che non siete riusciti a fare l'altra volta. Che vi ho passato, nel senso che essendoci tante informazioni, effettivamente sarebbe stato un po' difficile. Però man mano dovremmo arrivare a imparare anche a selezionare le informazioni e a fare in modo che il testo, come dire, andiamo a vedere, quando lo vado a proiettare su schermo, andiamo a vedere l'anteprima, abbia almeno queste dimensioni qua. Ok? Perché se no il rischio è che non vediate non si legga una merita mazza e poi fate fatica anche voi a riuscirla andare a leggere. Ripeto, questa presentazione che vi ho impostato io è una presentazione per il cartaceo, non per la proiezione. Quindi tutte le volte dovrete stare attenti ad adattare. Altra cosa, qualcuno di voi non aggiorna le pagine. Cosa vuol dire? Che se stai usando per esempio una pagina che chiede tutto lo spazio e non hai bisogno della colonnina laterale con la descrizione, io che sono magnanimo in fondo, io ho preparato delle pagine che sono adatte alle varie circostanze. Se ho bisogno di questa, vedete che si è allungata questa righettina. Perché devo fare la colonna laterale, uso questa. Se no, uso questa qui, che appunto, vedete, ridimensiona tutte le parti in questo modo qua. Ok? Ora, quindi, questa paginetta qui ci può stare perché collega quello che avete fatto fino adesso con quello che avete fatto dopo. Dopodiché il brainstorming, che a questo punto do per scontato che l'abbiate già fatto e deve essere un po' messo, tra virgolette, in bella sopra le vostre slide, ok? Come in questo caso qua, io adesso ho ripreso il mio brainstorming, quello che vi ho fatto vedere nell'altro video, e appunto ho riportato le parole e ho sottolineato la parte che mi interessa di più, ok? In questo caso, invece di accorpare in un'unica slide, vi chiedo di fare una pagina, un brainstorming. Quindi facciamo, inserisci pagine, le parole chiavi sono 8. Quindi inserisci pagine e ne inseriamo altre 7, così, ok? Facciamo command Z, rifacciamo, inserisci pagine, ne inseriamo 7, con però non la pagina mastro A ma la C, perché è quella con senza la righettina qua. Diamo l'ok, eccole qui. E per risparmiarci un po' di tempo, facciamo questa operazione qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Quindi,
Io ovviamente non vado a svilupparli tutti, io per adesso li ho messi a modo di riempitivo. Visione, teniamola numero 1 così ce l'abbiamo già lì. Allora, andiamo in su qua. Quindi ne sistemiamo un altro. 2 proiezione. Sistemiamolo. Così. Prossimo. 3 pellicola. Prossimo. 4 visione, lo saltiamo. Quindi vintage. Sala. Sei. Intrattenimento. Ok. Sette, comodità. E infine 8. Restauro. Quindi già solo dei brainstorming abbiamo 8 slide. Ok? Prima di passare ai mood board, il mio consiglio è quello di definire bene la gadget idea. Allora, cerchiamo di capirci bene. Che cos'è la gadget idea e la bar idea, che vanno un po' di pari passo? Allora, se voi avete fatto un buon lavoro di definizione dell'identità del cinema galliera, e questo sia la ricerca precedente che il brainstorming dovrebbe avervi aiutato tanto, dovrebbe andare a definire quella che è la gadget idea. Che cosa vuol dire la gadget idea? Sulla base dell'identità del cinema galliera, andare a capire cosa potrebbe essere venduto in più all'interno del cinema galliera. Tra l'altro, non so se ve lo ricordate, Marte l'ha detto anche abbastanza chiaramente, spesso e volentieri all'interno di un cinema vendere snack e altre cose è una fonte di guadagno spesso e volentieri addirittura più alta rispetto che al biglietto del cinema stesso. Quindi non è una cosa secondaria, ok? Cioè non è, vabbè, poi c'è il gadget, vabbè, poi c'è gli stuzzichini che vendono. Non è una cosa secondaria. Quindi occhio a quello che definite. Io in questo momento ho definito questa gadget idea, quella che vi ho messo dentro la presentazione, che è volutamente sbagliata. Allora, volutamente sbagliata che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle sovrapposizioni. Allora, io qui ho messo, ok, dentro il cinema si potrebbe vendere la t-shirt, la bag, quindi la borsettina di stoffa, il pin che è la spilletta e il biglietto d'auguri. Va bene? Perché appunto magari dice ti regalo l'abbonamento del cinema galliera, ti regalo la t-shirt del cinema galliera e il tutto viene raccolto in uno shopper, ok? Uno shopper è un sacchetto, ok? O appunto quella che avete nella presentazione, è una specie di scatola col manico che è quella
quella che di solito c'è nei pacchi regalo che comprate alla Coop, quelli che hanno dentro il panettone, la bottiglia di spumante, le lenticchie, quelle robe lì. Qui è sbagliata perché, per esempio, abbiamo una bag di troppo. Io la bag la eliminerei perché si va a sovrapporre a questo concetto qua. Ok? Quindi, t-shirt, pin, biglietto d'auguri. Cos'è che si vende come gadget all'interno del cinema Galliera? T-shirt, spilletta, biglietto d'auguri. Va bene? Popcorn, bibite sono una cosa a parte che più si uniformano tra loro, meglio è. Cosa vuol dire si uniformano tra loro? Vi faccio un esempio. Metti che il cinema Galliera abbia come caratteristica il fatto che, poi lo tolgo questo, per adesso tengo questo qui. Questo qui può funzionare, diciamo così, nella misura in cui, per esempio, la t-shirt e la spilletta sono una cosa fighissima, cosa che nella presentazione che vi ho fatto vedere non sono. Quell'idea di t-shirt che vi ho riportato è una t-shirt che al massimo va bene per lo staff. Ma sicuramente non è una maglietta che uno di sua spontanea volontà si compra, ok? Allora, adesso cerchiamo di uniformare un'idea di gadget idea con l'idea appunto di quello che viene venduto al cinema Galliera. Allora, facciamo l'esempio che il cinema Galliera abbia come caratteristica il fatto che abbia delle collaborazioni strette, cioè il concetto, facciamo. Tutto parte da qua, ragazzi. Tutto parte dall'identità. Allora, facciamo finta per un attimo che il cinema Galliera abbia come grosso concetto di identità, ve lo scrivo qui, il chilometro zero. Ok? Cioè l'idea che io non so, tutta la roba che vendo dentro il cinema Galliera è tutta roba che viene, non so, procurata in qualche modo dentro dalla zona della Bolognina, ok? Quindi c'è una forte collaborazione con i negozi, c'è una forte collaborazione con gli alimentari che stanno intorno, insomma, un senso intenso di collaborazione. Allora, andando qui, per esempio, la mia gadget idea potrebbe fondersi molto con l'idea del bar, perché per esempio il mio concetto, per esempio, di regalo, quindi un gadget, una cosa che posso andare a comprare al cinema Galliera, che voglio regalare a qualcuno. Il gadget sostanzialmente ha un po' questo scopo qui, però bisogna anche capire, dare un buon motivo per cui uno dovrebbe comprare il tuo gadget. Allora potrebbe essere che al posto del gadget qui ci mettiamo i pasticcini cinema di Cuppi. Non so se avete presente, Cuppi è un pasticcere molto famoso che adesso si è anche ingrandito, che c'è appunto in zona Bolognina, lo trovate lì in Viale Matteotti, ok? Quindi potrebbe essere, non so, il Cinema Galliera che fa una collaborazione con Cuppi. Cuppi fa dei pasticcini apposta per il Cinema Galliera, che appunto fa il pasticcino Quentin Tarantino, il pasticcino Giorgio Romero, cioè i pasticcini dei registi. Quindi non so, il pasticcino di Giorgio Romero sembra un dito mozzato perché Giorgio Romero, appunto, gli zombie, i cannibali così. Tarantino, non so, una pallottola dorata ripiena di cioccolato rosso. Cioè, insomma, dico delle fesserie per farci capire. A questo punto, la mia scatola, quindi se io al cinema Galliera, la cosa che vendo, che tra l'altro si fonde in maniera abbastanza interessante con il discorso degli snack, quindi vedete che per esempio l'idea potrebbe andarsi a fondere. Io al Cinema Galliera ti do anche appunto questa roba qua.
Il mio concetto di packaging, che dobbiamo andare a definire qui, perché alla seconda della gadget idea che vado a sviluppare, io vado a definire il packaging. A questo punto, il mio packaging non sarà più uno shopper, che è uno sacchetto, perché dove cacchio me li metto poi i pasticcini? Sarà tipo una scatola, scatoletta, regalo con pasticcini. Ok? Ci siamo? Quindi la gadget idea non è da trascurare, anzi è una roba che, insomma, a cui dovete dare tantissimo peso, perché se avete chiara questa idea capite anche che tipo, per esempio, di scatola dovete andare a sviluppare. Qui gira tutto intorno al concetto del packaging che dovrete andare a sviluppare col prof. Moreschini. Cioè, io una volta che ho capito il concetto del gadget, cosa vado a vendere al cinema Galliera? Cioè, al cinema Galliera si comprano solo snack, ok? O appunto si comprano altre cose. Considerate che la t-shirt, il pin e il biglietto d'auguri è un desiderata di Marte, cioè Marte ha fatto la richiesta, mi piacerebbe che si venda la t-shirt, le spille e i biglietti d'auguri. Ok, quindi è una cosa che non è da trascurare. Potete dire, no, guarda che forse non è il caso di fare la t-shirt, però dovete argomentarlo. Ok? Perché, per esempio, appunto, la t-shirt o la pensi veramente bene o rischia di essere una roba che poi fai fatica a vendere e tutto il resto, che dopo ti rimane sul groppone perché l'hai prodotta e poi non la vendi più. Quindi le t-shirt o sono delle cose fighe o c'è un'idea figa dietro. O è meglio non vendere, è meglio non farlo. Se c'è un'idea molto più chiara, per esempio, di guarda, adesso vendiamo gli alimentari, per esempio, rimanendo sul chilometro zero, potrebbe avere molto più senso. Dice, ma c'è per caso un negozio di magliette nella zona della Bolognina? Sì, no, non c'è. Cioè, insomma, se c'è qualcosa che viene fatto nella zona della Bolognina che può essere interessante, insomma, può essere un'idea. Se non sbaglio, per esempio, nella zona della Bologna c'è questo centro di stampa che si chiama Charlie Point, ok? Che per esempio lavora molto con la serigrafia, stampa tradizionale. Potrebbe essere interessante lavorando sul discorso del chilometro zero. Ci siamo? Quindi si possono sviluppare varie cose. L'importante è che ci siano le idee chiare. Altra cosa che uno potrebbe, dimentichiamo per un attimo il chilometro zero, potrebbe essere invece che si lavori molto sull'ecosostenibilità. Quindi, per esempio, il packaging qui lavora molto sul discorso della riciclabilità. Quindi è uno shopper, è un sacchetto fatto di carta riciclata. Insomma, dovete avere un'idea chiara. Ci siamo? Va bene? Quindi la gadget idea dovrebbe essere una cosa che deve rispondere alla domanda, ve lo scrivo qua. Adesso qua faccio comma Z perché questa cosa qua non voglio che vi influenzi. Quindi per adesso io lascio questo, va bene? Che è la mia idea un po' vaga, un po' banale, però qui il concetto è cosa vendo al Galliera? Cosa vendo al Galliera? Cioè è questa la domanda a cui deve rispondere la gadget idea. Vista l'identità del cinema Galliera, che cosa vendo? Cosa la gente potrebbe essere invogliata a comprare? Allora, su quella base lì, io definisco i prodotti che si vanno a vendere, ok? Definisco i prodotti che si vanno a vendere e definisco anche, e di conseguenza vado a definire anche il packaging che va a raccogliere questi prodotti, ok? Alcuni passaggi sono obbligatori, i popcorn vengono venduti, le bibite vengono vendute e su quello non complicatevi la vita, nel senso che quelli sono, nel senso che c'è il sacchetto di popcorn e i bicchieri per le bibite. Sul t-shirt, pin e biglietti d'augurio considerate che Marte ha fatto un'esplicita richiesta, mi piacerebbe vendere t-shirt, mi piacerebbe vendere spille, mi piacerebbe vendere biglietti d'auguri, però se sulla base dell'identità che avete definito dite no, guarda che la t-shirt non c'entra una mazza,
Perché, per esempio, non è ecosostenibile il concetto del gadget t-shirt, cioè una maglietta che sostanzialmente compri e poi butti via, non è, per esempio, ecosostenibile, potete dire: no, guarda, che forse è meglio definire un'altra idea, ok? E la t-shirt non è necessariamente semplicemente il discorso di pensare alla grafica della t-shirt, potrebbe essere molto interessante, come vi ho detto prima, se il discorso è il chilometro zero, dico: io dal cinema Galliera vendo le magliette che, per esempio, vengono prodotte dentro un negozio che è nella zona della Bolognina, ok? Quindi non so, un negozio che fa magliette etniche, per dirmene una, ok? Quindi siamo a posto. Detto questo, io adesso ho il mio brainstorming su visione, che è questo qua, ok? Lo sposto in fondo quasi quasi. No, non sto a spostarlo in fondo. Giusto per chiudere la questione delle pagine, considerate che appunto facciamo così, come ho fatto prima, qui copio, qui inserisco altre 8 pagine, altre 7 anzi. Sì, potrebbe essere. Ok. Con le Allora, facciamo questo, facciamo prima duplicarlo in questo caso, ma perché io ho fatto qualche modifica, quindi conviene fare così. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Pagina dei ringraziamenti, la spostiamo sul fondo. Eccoci qua. Allora, quindi, facendo un riassuntivo, in totale il vostro lavoro, la vostra slide dovrebbero essere 18, comprensive di ringraziamenti, copertina, 8 slide per i mood board, 8 slide per i brainstorming, una slide per il gadget idea e una slide per l'indice e una slide per la definizione dell'identità. Ok? Ora, perché vi ho fatto? Allora, qui ovviamente c'era già un mood board che avevo realizzato per appunto per sostanzialmente il concetto dell'occhio, ok? Che è quello che poi usato per fare la vostra immagine coordinata fittizia. Ora, ovviamente qui c'è la numerazione, dovrà cambiare. Se voglio facilitarmi la vita, mi conviene dividere in livelli le parole chiave, tanto per intenderci, e quindi, per esempio, se io sto bene attento a tenere distinte il livello dei testi, che sono questo, 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 e li porto appunto su questo livello qua, molto bene, perfetto, io ho già fatto un buon lavoro, nel senso che tutti gli elementi più o meno, no, non è vero, allora tanto adesso questi qua li dobbiamo eliminare. Li eliminiamo. Allora, quindi uno era già realizzato di per sé. Ora però voglio fare un mood board insieme a voi, ok? Almeno farvi vedere come avviene una ricerca dell'immagine. Allora, qua prima di tutto, ragazzi, sul discorso della cultura i nodi vengono al pettine, nel senso che come dire, se io ho dei buoni riferimenti culturali, riesco anche a fare una ricerca più ampliata. Se invece io ho una cultura un po' limitata, nel senso che non mi sono documentato, non ho fatto delle ricerche e tutto il resto e non ho studiato, è ovvio che faccio poi fatica ad ampliare una ricerca. Allora,
Quello che posso dirvi è che, per esempio, il discorso di studiare storia della grafica, per dirvene una, ma così come tutte le altre materie culturali, ha una sua importanza in quanto gli amplia le possibilità. Io in questo momento, per esempio, su questo moodboard avevo già abbastanza chiaro alcuni autori di grafica psichedelica e quindi sono partito a bomba con quel tipo di ricerca lì. Allora, qui arriviamo un po' a allora, consigli, diciamo così, per sviluppare il vostro moodboard. Il consiglio è anche quello di andare a cercare di individuare, vedete, le parole, alcune aree in cui il moodboard che state sviluppando potrebbe andarvi a risolvere alcuni problemi. Per esempio, dico, guarda, in questa zona qua potrebbe esserci una fonte di immagini che potrebbe risolvermi alcuni problemi per il marchio. Alcune cose riguardanti il lettering, quindi il logotipo. Ok? Infatti qua in questa zona ho messo questo tipo di, questa raccolta di tipologie di testo perché appunto poteva richiamare un po' questo concetto qua. Il gadget, ok? La modulistica, va bene? E così via. Siamo, se io poi dico guarda che per il gadget bisogna di andare un po' più nel dettaglio, posso anche metterci t-shirt, spilletta, ok? L'importante è appunto che poi faccia delle cose, insomma, che abbiano un senso. Detto questo, io avevo già attivato un po' le mie ricerche. Chiudiamo le cose che non ci interessano. Così abbiamo un po' più di spazio, abbiamo anche il mio canale di YouTube. Ed ecco qui, allora io avevo già avviato un po' di ricerche. Allora, se vi ricordate, ho detto, da visione io ho selezionato la sessione legata all'illusione, ok? Perché mi sembrava particolarmente interessante. Potrebbe essere che ci sia un particolare rilievo alla grafica psichedelica di San Francisco, ok? Però anche una ricerca su Escher e su, per esempio, l'effetto glitch potrebbero essere interessanti. Quindi il mio lavoro in questo momento è appunto avviare questa ricerca. Allora, grafica di San Francisco, io conosco tre importanti autori. Uno è Wes Wilson, uno è Rick Griffin e uno è, non effetto glitch, ma Victor Moscoso. Ok? Allora, questi qua in diverso modo appunto applicano un concetto di alterazione. Questi qua probabilmente erano fatti come delle mine di acidi dalla mattina alla sera e quindi vedete che il discorso dell'alterazione dei colori viene in maniera prepotente. Ok? Nello specifico, Victor Moscoso appunto lavora tantissimo con l'alterazione dei colori. Wes Wilson, sua è la deformazione del lettering. Griffin invece appunto crea queste immagini un po' esoteriche, un po' ambigue, ok? In alcuni casi anche un po' inquietanti. Di lui forse non utilizzeremo molto, nemmeno non andrò a raccogliere molto. Ecco, qui però per esempio, vedete come si possono andare a definire alcune cose. Per esempio, di Wes Wilson, io per esempio potrei andare a recuperare questo poster qua, che è un suo classico. Ok? E che cosa faccio? Vado, control, salva immagine con nome. Ok. Adesso mi creo in una scrivania una cartella che chiamo moodboard. E inizio a salvarmi un po' di cose che trovo interessanti. Quindi questo, Wes Wilson, uno. Poi andiamo a vedere se c'è qualcos'altro che mi può interessare. Quindi Wilson, per esempio, vado a recuperare di lui la deformazione del lettering, ok? Alcune deformazioni, vedete, anche un po' ambivalenti, possono avere un loro perché. Quindi,
Insomma, provo a solo visualizzarla l'immagine. Va bene, salva file. Volevo prima visualizzarla, però. Eccolo qua. Salva immagine con nome. E anche lui lo salviamo qua. Ok, quindi questa deformazione qua potrebbe essere interessante. Ovviamente spero di non andare a finire qualche sito un po' troppo strano. Quindi continuo a cercare, vedete qui per esempio trovo molto interessante questa alterazione e quindi mi salvo anche questa immagine qua. Continuo un po' a cercare, cerco anche di essere un po' selettivo, nel senso che avendo poi anche altri due autori un po' da andare a esplorare, insomma, potrebbe essere che, insomma, questo potrebbe essere interessante per il fatto che appunto vedete questi testi, oppure meglio qui, no? Quell'altro che è scappato un click. Ricordo che questi autori, per esempio, la loro produzione era per concerti in locali, ok? Quindi una scena musicale un po' di San Francisco. Direi che con, per esempio, con Wes Wilson per adesso siamo a posto, ok? Quindi vediamo che comunque c'è una forte alterazione cromatica. Però, diciamo, in lui prevale soprattutto la deformazione del testo, il dare il senso del movimento al testo, e vediamo qua che per esempio c'è anche un uso anche abbastanza prepotente dell'accostamento di colori tra loro complementari, quindi il rosso e il verde, che crea questo effetto un po' vibrante dell'immagine, che è una cosa che di norma viene considerato un errore, graficamente. In questo caso è giustificabile. Ok, perché appunto ha un suo senso. Passiamo a Victor Moscoso, questa la chiudiamo. Victor Moscoso, vediamo che qui invece lui lavora molto di più sull'alterazione cromatica, qui addirittura fa uso della fotografia, ma va ad alterare l'immagine. Questa è un'immagine abbastanza famosa, utilizziamola pure. Prendiamo pure anche questa che potrebbe essere interessante. Vedete l'alterazione proprio del colore, guardate questa qui proprio è acidissima, ho qualche dubbio che sia un originale, però quindi lo lascio per un attimo lì. Ecco vediamo un po' cosa possiamo prendere ancora. Questa è sempre quella di prima. Ecco qua, prendiamo per esempio questa con la signorina, che però vedete che anche qui rende abbastanza bene il concetto. Quindi visualizza immagine, salviamola, anche questa. In questo caso poco importa se l'immagine non sono in alta risoluzione, perché il mood board, insomma, lo possiamo un po' adattare, cioè non deve essere un'immagine che non so, deve andare in stampa o che altro, è una raccolta di immagini che mi serve a rendere alcuni concetti. Quindi Moscoso, diciamo così, possiamo per adesso accontentarci. Andiamo a vedere questa, che magari è un po' più grandina di immagine, ma no, possiamo anche tenerla così. Di lui prendiamo anche questo, dai, che però ce n'era un'altra forse. E possiamo dire che siamo a posto così.
Ecco, prendiamo anche questa che fa capire proprio un po' il discorso, il suo discorso sull'accostamento di colori complementare tra loro. Guardate qua questo effetto che veramente è disturbante, ma questo era proprio lui, ok? Cioè lui lavorava molto su questo aspetto qua, chissà cosa prendeva per vedere queste robe qua, però. Ok, potremmo prendere anche questo, non sono sicuro al 100% che sia suo, quindi lasciamolo lì. Ecco una cosa, cioè appunto quando una ricerca è così molto mirata su un autore, magari stiamo sempre attenti alle fonti. È vero che nel mood board, insomma, non, il discorso delle fonti non è fondamentale, però insomma stiamo sempre attenti. Tripping, non lasciamolo lì. Ok, moscoso a posto così. Abbiamo questo Griffin. Allora, Griffin, di Griffin non c'è tantissima roba su internet, purtroppo. Dovrei scansionarmi delle grafiche da un libro che ho, però insomma, in questo caso direi che non è il caso di usare tempo prezioso per questa cosa qua. Griffin, diciamo, mi limito di due a scaricare questa immagine che fa capire abbastanza bene l'ambiguità dell'immagine. Qui proprio è tutta un'allusione a membri maschili, membri femminili, riproduzione, vedete questo sole che sembra quasi fatto di spermatozoi che vanno su un ovulo. Insomma, ci sono una serie di allusioni. Ovvio che un po' disturbanti, però il concetto di immagine ambigua sicuramente c'è, ok? Non mi scandalizzo io, quindi non lo fate neanche voi. Stiamo sereni. Lui era un illustratore, soprattutto. Vediamo un po' se ci può essere qualcosa di interessante. È che non c'è tantissima roba su di lui su internet. Ecco, però vedete qua perché comunque sono andato a cercarlo, perché per esempio un personaggio di questo tipo potrebbe essere interessante per il concetto di t-shirt. Ok? Quindi capiamo che dico, attenzione, io magari queste robe qua che sono andato a vedere fino adesso sul piano della grafica non è che mi risolvano un granché, però potrebbero andarne a risolvere molto per sviluppare un concetto di maglietta. Allora, se io sviluppo tutto un lavoro coerente, che ha una sua coerenza, cioè mettete che io adesso effettivamente tutto l'immagine coordinata del Galliera lavori sul concetto di visione. Scarichiamo anche questo, che anche qui è tutta un'allusione allo spermatozoo, si vede che aveva un po' le fisse lui, ok? Salva immagine con nome, salviamo anche lui, ok? Diciamo così, probabilmente sul piano del marchio queste illustrazioni non mi risolveranno nulla, ok? Però se io ho lavorato sempre sulla distorsione, sulla deformazione, sull'alterazione di quello che vedo, il concetto qui è l'alterazione di quello che vedo, questo è il concetto che ho sviluppato attraverso il mio brainstorming, è ovvio che, metti che poi quando arrivo alla t-shirt faccio delle robe così cariche, così colorate, così anche disturbanti, anche se il marchio è una cosa magari più sobria, perché il marchio sicuramente sarà una cosa più sobria, è ovvio che sarà però una cosa coerente. E allora si giustifica il fatto che, per esempio, sulla mia maglietta ci siano presenti delle illustrazioni così forti. Ok? Quindi, per esempio, questo lavoro qui potrebbe andarmi a risolvere il problema della gadget idea, partendo dal presupposto che in questo momento la mia gadget idea è soprattutto la t-shirt. Okay. L'effetto glitch, diciamo così che lo andiamo a esplorare un attimo, ma ha un problema l'effetto glitch, probabilmente ai fini del brainstorming del mio moodboard, perché vedete che si lega molto al concetto di schermo della TV, cioè io l'effetto glitch ce l'ho sulla TV, questa roba qua succede in TV, ok?
difficilmente troverò degli effetti glitch un po' più tipici dello schermo cinematografico, anche se col fatto che siamo arrivati al digitale anche lì, probabilmente qualcosa di questi effetti si potrebbe andare a riscoprire. In questo momento direi di no. Ok? Però proviamo a trovare qualcosa lo stesso perché potrebbe avere un suo interesse. Per esempio, questa immagine che non si è aperta, grazie immagine, proviamo a far così, visualizza immagine, potrebbe essere interessante perché richiama molto il concetto di visione, ok? Poi può essere interessante queste deformazioni che sono anche sotto copyright. Quindi lasciamo un attimo stare. Tra l'altro, l'effetto glitch lo possiamo ottenere facilmente con, insomma, con cose che possiamo fare noi. Queste qua ovviamente sono tutte lavori di artisti. Ecco, questo effetto glitch per noi potrebbe essere interessante. Anche qui, però, sotto copyright. Potremmo anche fregarcene, nel senso che ai fini del moodboard possiamo utilizzare un'immagine sotto copyright. Non è un problema. In questo caso qua, però dai, sforziamoci un attimo. Vediamo questo. Questo anche qui sotto effetto, sotto copyright, maledetto. Tutti sotto copyright. Cioè, uno degli effetti più dozzinali che ci siano, l'effetto glitch, sono tutti sotto copyright. Incredibile. No, prendiamoci questo intanto. No, lasciamolo lì. Mi piace fino a un certo punto. No, questo potrebbe essere tutti sotto effetto, tutti sotto copyright. Facciamo così. Scusate, andiamo a fare questa operazione qui, così impariamo a fare una cosa. Diritti di utilizzo. Non filtrare, non assegnare effetti. Oh, forse ci siamo, però vedete che poi così la ricerca si va molto a limitare. Sì, così. Stranamente l'effetto glitch ha un sacco di copyright. Guardate un po', cioè tutti i lettering si sono andati ad eliminare. Che a me quello che interessava di più era il lettering. Allora, quindi facciamo quelli che si accontentano. Cioè, va da sé che l'effetto glitch io riesco a ottenerlo anche in pochi minuti da solo. Però, appunto, cioè, io volevo adesso farvi vedere il concetto di una ricerca di immagini su internet. Quindi, allora, ci accontentiamo, andiamo a scaricarci questo. Guardate quanto copia, guarda qua, tutto copyrightizzato. Mamma mia, manco fosse. Proviamo ad andarci ad aggrappare qua. Ok, espandi, facciamo così. Ecco, proviamo ad andarlo a recuperare da qua, perché a me quello dell'effetto glitch mi interessava di più, appunto, le alterazioni, cromatiche, le alterazioni appunto del lettering. Questa era la parte più interessante. Andiamo a recuperarlo. Oh, non c'è verso, tutto sotto copyright, è incredibile. Effetto glitch, immagini correlate. Niente, ci accontentiamo, andiamo a recuperare questi cosi qua che sono sotto copyright, in questo caso qua. Salva, mi scoccia perché appunto. Quello più interessante però era un altro.
quello che creava proprio la deformazione, perché questo va proprio a spezzare ed è proprio un po' più da televisore, diciamo così. Ce n'era un altro, andiamo a recuperarlo dall'altra parte. Topi questo per esempio, scaricarlo, salva, anche questo è fatto. Qui ho addirittura un GIF. Andiamo a recuperare a questo punto anche quell'altro che, anche se aveva il copyright, ce ne freghiamo un attimo. E questo qui proprio volevo. Visualizza immagine. Questo diciamo che ha un suo perché. Andiamo a prendere anche quello bianco e nero, quello in positivo anzi. Eccolo qua, glitch 56 addirittura. Ecco, questo è un po' un controsenso a mio parere. Intanto che scarichiamo, faccio notare che qui c'è un po' un controsenso, che hanno inventato un font che si chiama glitch, cioè quindi un font con queste deformazioni. Il bello dell'effetto glitch è che è sempre diverso, quindi fare un font che con le deformazioni, insomma, ha un senso fino a un certo punto. Ok, abbiamo già fatto un po' di ricerca, andiamo a vedere anche qualcosa su Acer, che va a recuperare invece il concetto di immagini ambigue, quindi immagini ambivalenti, paradossi visivi, tipo questi. Ok? Salviamo pure. Andiamo a cercarne altre. Sono immagini con nome. Ok, vedete questi paradossi visivi con queste scale. Ok. Per sé, lì c'era fatto roba anche più interessante. Per esempio questo. Diciamo che non ho ancora trovato qualcosa che mi soddisfi fino in fondo per il marchio. Questo può essere interessante, vedete che un'immagine che pian pianino prende un'altra forma, non ce n'erano altre. Escher, escher. Questo è molto interessante. Andiamo a recuperare. Scarichiamolo pure. Guardate un po', vedete? Cioè, queste sono tutte cose che poi io vado a raccogliere all'interno di un moodboard, dove devo trasmettere un certo tipo di sensazione. Ovvio che il moodboard può essere fatto di poche immagini, o come spesso accade, invece può essere fatto di molte immagini. Quindi vedete, l'ambiguità dell'immagine qui viene fuori attraverso quest'artista che soprattutto cercava di costruire paradossi visivi.
Guardate un po', questo è molto interessante, per esempio. Guardate un po', ok? Non cercarne altri. Quindi lui è quasi l'imbarazzo della scelta. Guardate questo. Questo lo definirei quasi, potrebbe diventare la mia immagine chiave per andare a definire il marchio, ok? Se solo trovo anche il soggetto della mia immagine, potrei fare il mio bingo, ok? Va da sé che per adesso io non ho ancora individuato un elemento visivo vero e proprio per il mio marchio, potrebbe essere che rimanga sull'occhio. L'occhio che ho realizzato, per quanto banale e semplice sia, gioca appunto un po' sull'ambiguità perché combina l'idea dell'obiettivo con l'idea dell'occhio. Considerate che appunto pian pianino voi dovrete arrivare a definire proprio l'idea con cui andate a disegnare il marchio, di cui c'è una slide che vado a riaprire per farvela vedere. Apriamo la presentazione originale. Al disegno del marchio, vedete che c'è questa slide che si chiama Key Concept. Vedete che deve andare in qualche modo a definire l'idea del marchio. Allora, il marchio che ho fatto io, per quanto banalotto sia, combina l'idea dell'occhio e l'idea dell'obiettivo, e quindi abbiamo questo occhio qua. Ok? Quindi bisogna andare un po' a definire alcuni elementi. Uno potrebbe anche dire: no, io voglio che il mio marchio rimanga sull'astratto. È una scelta, ok? Magari me la gioco più sul lettering e insomma provo una serie di elementi. Direi che ci possiamo fermare. Teniamo anche questo. Vedete che pesce, pesce, andiamo a visualizzare. Ah, per esempio. In questo momento, a livello di marchio, se seguissi questa idea qui, vorrei creare un marchio con un'immagine ambigua, cioè un'immagine che a seconda di come lo guardi ti sembra una cosa o ti sembra l'altra. Le immagini ambigue, adesso Escher ne ha fatte proprio delle, come dire, delle, scusate, mi è partito. Delle, come dire, delle opere d'arte, dei quadri e così via, ma l'immagine ambigua serve ad attirare l'attenzione sul concetto proprio di ambivalenza di quello che vediamo. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Immagine ambigua, sperando non venga roba fuori roba strana. Eccolo qua, beccato il primo colpo, perfetto. Allora, per esempio, queste immagini sono abbastanza famose come immagini ambigue. Questa viene intitolata, per dirvene una, mia moglie, mia moglie o mia suocera, la vecchia o la giovane, mia moglie o mia suocera. Cioè, se la guardate, a seconda di come la guardate, potreste vedere il mento e l'orecchio, e qui un accenno di naso e un ciglio di una donna giovane girata di profilo, fino a quasi nascondere il volto, e questi sarebbero i capelli, oppure il volto di una vecchia, il naso, l'occhio, il ciglio e questa è la bocca. Ok? Questa è una tipica immagine ambigua, un'altra, un altro classico è questa, o una coppa o due volti che si guardano, ci siamo. Quindi le immagini ambigue hanno questa caratteristica qui, quindi potrebbe essere che mio marchio giochi molto su questi concetti qua. Ok? Guardate un po' questo marchio. Quindi un albero che in qualche modo richiama anche il profilo di un leone e di un gorilla. Questa è un'immagine, questo è un classicone che potrebbe sembrare o un coniglio o un leprotto. Va bene? Addirittura ci sono alcune immagini ambigue che hanno diverse visuali, cioè a seconda di come le guardi, di come le orienti, appunto
appunto ti sembrano uno l'altro. Questa appunto è un cane che però viene disegnato da delle mani. Guardate un po' questa. Questa nella sua semplicità è anche abbastanza geniale, ok? Cioè rendere l'idea di, potrebbe essere appunto un marchietto di un centro di studi per disturbi di bipolarismo, guardate un po', con un semplice simbolo di smile scritto con la tastiera, tu rendi l'idea di una persona che insomma, ha questo tipo di sofferenza, che ha questi cambi di umore molto frequenti. Quindi potrebbe essere che la mia immagine coordinata, partendo da quel brainstorming lì, arrivi in quella direzione. E quindi, adesso che abbiamo fatto un po' di raccolta di immagini, che cosa si fa? Andiamo, questo lo chiudiamo, quindi andiamo qui a lavorare qua sopra e a questo punto cominciamo a cercare di definire il nostro mood board. Quindi sui livelli andiamo a bloccare il livello dei testi. Dove ho messo qui, quindi blocchiamo il livello dei testi e ci attiviamo sul livello di immagini e iniziamo a lavorare. Quindi cominciamo a inserire un po' di roba. Andiamo a cercarci le nostre immagini del mood board e dobbiamo anche capire un po' da dove partire. Allora, io per esempio, tutte le immagini riguardi la psichedelia le terrei un attimo da parte. A mio parere, quella che è più evocativa come immagine ambigua, che potrebbe essere in qualche modo quella che va a definire un po' la mia idea di marchio, potrebbe essere, in un certo qual modo questa immagine ambigua di Escher, ok? Quindi potrebbe essere che faccia a caso mio. Ok? Quindi potrebbe essere che io la vada a collocare qui, perché insomma mi sembra che abbia un suo perché. Cioè l'idea che qui andiamo a sbloccare il livello, qui teniamoci i livelli a portata di mano perché spesso li andrò a utilizzare. Cioè, potrebbe essere che la mia idea di marchio in questo caso giri intorno a questo concetto qua. E quindi il mio marchio potrebbe essere che appunto verta intorno a questo concetto. Va bene? Poi andiamo a vedere di importarci qualcos'altro. Proviamo a vedere di importarci qualcosa con l'effetto glitch per i testi. Quindi io dico, oppure importiamoci questo, che non ha neanche il copyright, non me ne ero accorto. Quindi, per esempio, qui vado a dire, guarda che, per esempio, per il testo, potrebbe essere che invece me la giochi in questa maniera qua. Quindi ok? Che è un altro modo. Facciamo così magari. Poi va bene. Questi sono dettagli, se per rendere un po' più gradevole il mio mood board me la gioco anche un po' con le trasparenze. Andiamo ad aprirlo. Non so, luci intense in maniera tale che si vadano un po' a combinare tra loro. Insomma, potrebbe essere una robina un po' più gradevole, diciamo così, ma non è neanche obbligatorio, direi. Quindi questo
è un altro elemento con cui me la posso un attimo giocare, ok? Quindi luce intensa, colore brucia, sovrappone, no, sovrappone magari no, scolora, no, magari per insomma confonderli un po' tra loro. Insomma, sono elementi che posso andare a utilizzare. Magari sblocco il livello, magari qui ci metto appunto, vado di fianco al logotipo, quindi il logotipo potrebbe essere un testo deformato. Poi, andiamo a vedere altre immagini. Proviamo per esempio a importare appunto qualcosa, visto che siamo vicini al concetto di deformazione, andiamo a importare qualcosa di Wes Wilson. Quindi, per esempio, il caro Wes Wilson l'abbiamo qua, quindi forse conviene tenerlo normale. Ok? Quindi, per esempio, magari non è così fondamentale, quindi potrebbe essere che magari sia anche un'immagine un po' più piccola. Lo andiamo a importare qua. Ok? La modulistica. Cosa potrebbe avere di in più rispetto a quello che abbiamo già detto? Per esempio, tutto il discorso dell'alterazione dei colori. Allora, io per esempio qua il concetto di gadget ce lo vedo molto vicino a Wes Wilson. Vedete che, per esempio, l'ambiguità dell'immagine poi qui da capire magari andare a trovare un colore del font che mi aiuti a vederlo sempre, perché magari il bianco in questo caso funzionava magari nell'altro lavoro, ma in questo caso magari non so, anche un giallo che riesco a renderlo, o un rosso addirittura, che lo riesco un po' a rendere visibile un po' su tutti gli elementi, ok? Per esempio, qua l'idea di gadget si avvicina a Wes Wilson, che a sua volta Wes Wilson è vicino per esempio all'effetto glitch, perché appunto c'è tutto il discorso della deformazione. Qui il gadget si potrebbe andare ad avvicinare al concetto di dell'ambiguità dell'immagine di cosa? Di Griffin. Quindi vado a cercare qualcosa di Griffin, anche se un po' volgarotto, il caro Griffin. Però questo è moscoso. Toh, andiamo a metterci anche qualcosa di Griffin. Così. L'immagine, ma potremmo anche rinocciolare un pochettino. Così. Ole. Ok, poi secondo me per il gadget potrebbe essere interessante comunque aggiungere altra roba del caro Wes Wilson. Quindi di Wes Wilson magari vado a cercare altre cose che mi era importato, anche di moscoso in sé, però per esempio di Wes Wilson potremmo andare, no, sbagliato, scusate, così, importarci anche questo. Olè. Ok, quindi cominciamo a definire un po' di robe. Qui per errore l'avevo messa per non metterla sotto. Qui magari facciamo un sovrapponi, no, facciamo un luce intensa in maniera tale che si fondano un pochettino, che ci sia un po' la sensazione che là si vanno un po' a confondere insieme, ok? Quindi vedete che cominciamo un pochettino a, poi vediamo se a voi la scelta se andare a contaminarsi con i log oppure no. In questo caso io non li sto facendo contaminare, quindi devo anche un po' pensare ad allinearli tra loro, ma questi sono, diciamo, qui spille mie in questo momento, che potrebbero
insomma, moodboard può anche essere non ordinato come ve lo sto facendo io. Ok? Quindi, per esempio, qui sul gadget un po' di robina c'è, e se penso al gadget su cui lavora il concetto della maglietta, insomma, potrebbe essere una cosa che abbia anche un suo interesse. Se lavoro molto sull'idea della maglietta, di conseguenza qui c'è anche il concetto del packaging. Vediamolo qua il gadget perché sennò si vede una mazza. Qui potrebbe girarci intorno anche il discorso del packaging, ok? Quindi potrebbe essere che mi vado a cercare qualcosa di particolare per il discorso del packaging, va bene? Quindi l'alterazione dell'immagine qui potrebbe essere molto forte. Vi ricordo che ci sono alcuni packaging, vi ho fatto anche vedere alcuni lavori di Sagmeister che potrebbero essere molto interessanti, visto che siamo sull'ambiguità. Ok? Nulla. Sagmeister potrebbe essere che io, per esempio, all'interno del moodboard, per il concetto del packaging, vado a recuperare, per esempio, questa roba qua, che avrebbe un suo costo, diciamocelo pure. Ok? Però magari a livello di mood io posso dire: guarda, io faccio un packaging che cambia a seconda di quello che estrai. Ce ne sono altre, per esempio quello dell'uso della pellicola rossa, che è Make You Look. Make per esempio, eccolo qui. Vedete che c'è questo packaging che ha la caratteristica che quando tu estrai il libro, il volto del cane si altera di aspetto, ok? Quindi, per esempio, qui vedete che c'è proprio il concetto di alterazione d'immagine. Qui il psichedelico torna fortemente. Tra l'altro, la prima volta che lui utilizzò questa idea era per un CD musicale. Vedete qua anche il concetto appunto di creare effetti visivi. Quindi potrebbe anche essere che io, per esempio, per il packaging, quantomeno ti faccio un cenno di idea, per esempio, di dire: guarda che salva immagine con nome, buttiamocela dentro questa roba qua, perché mi si è aperto il coso degli scacchi, non lo so, intanto mi si è aperto il coso degli scacchi, per il concetto del packaging, quindi io qua ci scrivo anche packaging. Da capire come si va poi a risolvere, perché ovviamente non avremo i soldi di Sagmeister per realizzarlo, però ci potrebbe stare che adesso magari questo col marchio lo andiamo a spostare un po' più in qua, ok? Potrebbe starci che per il packaging io mi vada comunque a mettere il concetto, quindi guarda che l'idea di una roba che si altera a seconda di come la utilizzi potrebbe essere interessante per il mio concetto di confezione che contiene il mio prodotto. Va bene? Da capire come farlo senza spendere follie. Ci siamo? Quindi, gadget, packaging, ok? Marchio, io a questo punto direi che il lettering lo spostiamo un po' più in qua, va bene? Quindi, qui abbiamo un po' di roba, qui avendo guadagnato un po' di spazio, ma no, aspetta, aspettiamo un attimo. Modulistica, per esempio, Moscoso potrebbe aver da dire qualcosa, perché Moscoso, per esempio, ha forte il concetto dell'alterazione del colore. Allora, il concetto di alterazione del colore potrebbe essere interessante, perché ti faccio capire che, per esempio, la mia
modulistica avrà come caratteristica, per esempio, l'utilizzo di colori, diciamo, complementari tra loro, che è una cosa che è un po' inusuale. Quindi lavoro molto sul concetto di psichedelia, ottenuta attraverso un utilizzo un po', questo potremmo importarlo, facciamo così, ho sbagliato a importare, devo selezionarlo prima, ok, e lo vado a importare qua, e quindi la mia modulistica potrebbe avere questa caratteristica qua. A me la scelta, se magari mettere questo sempre in primo piano, più intensa, Potrei anche fare questa manovra qui con questo. Guardate un po', facciamo così. Questo qui adesso lo elimino, visto che dentro un esagono, faccio il mio trucchetto. Tac. No, non voglio una stella. Voglio un esagono con un rientro a zero. Importiamo l'immagine di Escher, che è questa qua. Facciamo così, vediamo che bellezza. Abbiamo già fatto il nostro bingo. Perché così facendo riusciamo a importarlo, metterlo un po' davanti a tutto, senza che senza sì, a parte che vabbè, facciamo così, ok, rimpiccioliamo un attimino, facciamo tipo un 90%, un altro 90%, così riesce ad andare un po' davanti alle cose senza coprirle in maniera invadente, ok? Quindi io direi che, per esempio, il concetto di marchio lavora molto dentro il concetto di immagine ambigua. Se voglio, posso andare a importare altre immagini ambigue, magari in primo piano, per ribadire il concetto, quindi magari dico no, aspetta, voglio più, vedete che ne ho importate più di quello che mi serviva di immagini, ma meglio così. Per esempio, questa è un'immagine che secondo me è significativa se voglio lavorare su quel concetto lì. Quindi meglio per me se la vado a tenere, ok? In maniera tale che ci sia un concetto che venga un attimo ribadito. Ecco, vedete che pur in un lavoro fittizio io sono arrivato a definire una serie di idee, ok? L'idea che il mio marchio dovrà essere un'immagine ambigua, quindi un'immagine con una doppia chiave di lettura. L'idea che la modulistica lavorerà tanto su colori complementari tra loro per creare una sensazione di quasi di disturbo. L'idea che il logotipo potrebbe lavorare molto sul concetto di deformazione del testo creato da un'alterazione digitale, che tra l'altro si ottiene con una certa facilità. L'idea che la mia gadgettistica lavori intorno, si colleghi in qualche modo all'immagine ambigua, e che lavori tanto su queste immagini cariche, quindi le t-shirt sostanzialmente sono una sintesi di questa parte qua. Cioè queste tre parti qua, mentre sono un po' divise tra loro, quindi il glitch per i testi, l'immagine ambigua per la parte del marchio e per la cromia, l'utilizzo dei colori complementari tra loro, nella gadgettistica si va un po' a riassumere perché deve diventare un'illustrazione sostanzialmente. Ok? E il packaging che lavora un po', diciamo un po' su questo discorso sempre un po' dell'alterazione, della sorpresa anche in un certo senso. Ok? Questo è come si può andare a tenere un mood board, va bene? Il mood board poi va impaginato come si deve, vedete che qui io poi, una volta che ho scelto l'immagine, ho cercato di ottenere un qualcosa che visivamente sia interessante, però rendetevi conto anche che appunto
vedete che ho cercato di portare dentro un po' di materiale, ok? Le immagini, non c'è un limite di immagini da inserire, l'importante è che siano selezionate per il giusto motivo. Direi che ho concluso, il video secondo me è durato tantissimo, vi auguro un buon lavoro e un buon fine settimana.